Un saluto a tutti gli ascoltatori di tutto il calcioblog.it, sportnewweb.it, raibovo.it e benvenuti a una nuova puntata del TCB Show, quella rubrica che all'interno delle piattaforme che vi ho appena descritto, di tanto in tanto decide di parlare di calcio, di sport, di radio, di tutto quello che piace parlare a noi di tutto il calcioblog a modo nostro. Settimana molto particolare e settimana in cui chi è al microfono con me si sente particolarmente anziano. Sto parlando il Il motivo di tutto questo è perché nella giornata del 14 di dicembre questo sito ha compiuto la bellezza di 13 anni. Facciamo prima qualche conto fuori onda. Innanzitutto ringraziamo coloro che ce l'hanno ricordato, il sottoscritto che è tra i fondatori insieme a Lele Pinto e a Marco D'Alessandro. Se n'era completamente dimenticato del compleanno di martedì, però pace l'anima nostra, gli anni passano e cominciamo a invecchiare. Non posso festeggiare il nostro compleanno senza i due vecchi di questo sito, giusto per metterli subito a loro agio. Do il benvenuto in trasmissione a Stefano Stradotto. Ciao Stefano. Detto Matusa praticamente, con il vecchio stadio di Frosinone. Buonasera, buonasera. Ecco, questa Buonasera a battuta tutti. potrebbe già chiudere qui la puntata e ce ne andiamo. Anziano, quanto basta, ma soprattutto provato dalle difficoltà della Salernitana, do il benvenuto in trasmissione anche al nostro Francesco Del Giudice. Ciao Francesco. Ciao a tutti, me la cavo con un buon compleanno a noi. Bene, molto bene. Cominciamo subito questa puntata e oggi, vista l'eccezionalità del weekend, vorrei cominciare parlando di qualcosa di diverso. Non voglio cominciare dal calcio, voglio cominciare dalla Formula 1. Formula 1 che, diciamo, ha dato la conclusione alla sua stagione nel weekend di Abu Dhabi, nella stessa maniera, secondo me, con cui aveva poi un po' sceneggiato tutta la stagione. Una stagione pazza, che ci ha fatto e che ha fatto rivivere le emozioni che la Formula 1 non viveva da tempi immemori. È indubbio, è chiaro che in tutto questo ci sia anche qualcosa da giudicare sull'evento sportivo di per sé, la vittoria all'ultima curva, un Verstappen campione del mondo, una safety car, le polemiche, la Mercedes. Un cucuzzaro, tutto da descrivere. Ed è quindi la prima domanda che pongo ai miei ospiti è appunto questa. Che stagione è stata? Che vittoria per Max Verstappen è stata quella di Abu Dhabi e quella del Mondiale? E se la Formula 1, prima di parlare del lato prettamente radiofonico, abbia un po' troppo esagerato in nome dello showbiz? Stefano. Beh, indubbiamente Massimo, quello a cui abbiamo assistito domenica è stato l'evento sportivo, ma forse direi, visto che siamo ormai quasi a fine anno, possiamo dire quantomeno in quell'ultimo giro più emozionante dell'anno. In generale, probabilmente la pagina di Formula 1, che a nostra memoria può essere considerata la più clamorosa e la più emozionante, perché davvero decidere un mondiale, che già di per sé poi all'ultima gara si presentava all'insegna dell'assoluto equilibrio, perché il fatto che due piloti arrivassero a giocarsi il mondiale all'ultima gara partendo a pari punti, penso non abbia insomma, precedenti. Quindi già di per sé alla vigilia lo scenario era di assoluta eccezionalità. E se poi andiamo a vedere quello che è stato lo svolgimento della gara fino all'ultimo giro, con un mondiale vinto davvero all'ultima curva, con un sorpasso credo alla terz'ultima curva, ma insomma fino all'ultima curva in bilico, anche perché poi riguardando le immagini, Verstappen all'ultima curva rischia addirittura di andare lungo, quindi fino all'ultimo istante è stato davvero in bilico. Quindi un'emozione da un punto di vista anche spettacolare, anche televisivo, poi parleremo ovviamente nel lato radiofonico e più, per così dire, ci compete, però è chiaro che forse non ha paragoni, almeno nel recente passato, sicuramente in ambito motorsport, ecco, teniamoci un po' così cauti, però è chiaro che questo, in generale, come sottolineavi tu, anche questa annata in senso assoluto, ha ridato comunque alla Formula 1 quel fascino, forse è una parola un po' inappropriata, perché effettivamente si è arrivati ad avere questa incertezza, questo comunque riuscire a divertirsi, ecco, nell'assistere a un Gran Premio di Formula 1, qualcosa che forse negli ultimi anni si era un po' perso, per l'egemonia di Hamilton, per
delle decisioni discutibili anche dal punto di vista organizzativo. Quindi quest'anno, paradossalmente, alcune delle stesse decisioni discutibili sul piano organizzativo, alcune delle decisioni che probabilmente poi portano alla riflessione che stavi facendo tu poco fa, vale a dire quanto di sport c'è, rimane in questo campionato. E quanto invece appunto si va a travalicare in qualcosa che disporta poco. Questo è un interrogativo che forse non riusciremo a esaurire del tutto questa sera, ma che senz'altro, abbozzando una risposta, ci porta a dire che siamo forse a metà del guado, perché insomma ci si allontana sempre di più da quella che può essere una competizione appunto sportiva, all'insegna comunque di un qualcosa che appartiene anche al passato, quindi ai grandi nomi del passato, alle epoche che magari noi stessi neanche abbiamo avuto modo di vivere o comunque ricordiamo poco. Quindi alla luce di tutto ciò, ormai è chiaro che siamo in un'era che in generale punta a compiacere sempre di più il mercato televisivo, allo show e non lo sport, in un modo o nell'altro, anche se per vie traverse e per vie discutibili, si è arrivati però almeno in questo campionato del mondo appena finito ad ottenere il risultato che forse insomma si voleva, quello di renderlo più spettacolare, di renderlo più incerto, con buona pace magari di una regolarità che anche nell'ultima gara con un paio di decisioni piuttosto discutibili della direzione di gara, insomma si è manifestato insomma, fino all'ultimo. D'altronde ripeto, l'epoca in cui viviamo è questa, cioè aprendo una piccola parentesi, è di questa settimana una notizia che ad esempio in ottica Olimpiadi estive si va verso la cancellazione di pugilato, pentathlon e sollevamento pesi a beneficio di windsurf, skateboard, ce n'era un altro adesso, aiutate, insomma, me ne sfugge un terzo, ma Il insomma, ecco, breakdance, beh, è bravissimo, ecco, in cui quindi io insomma, sono re incontrastato, tra l'altro. tu sei, probabilmente parteciperai, Sì, insomma, io del giudice. vediamo questa chicca, ecco. Per cui questo è un altro, no, un altro esempio di quello che è diventato in generale il mondo dello sport, che qualcuno sta facendo diventare. Qui poi in ambito olimpico, relativamente a questa parentesi che ho aperto, siamo ancora su livelli secondo me più clamorosi. La Formula 1 è sempre stato uno sport che i puristi dello sport non hanno mai voluto definire tale, no? Perché insomma, poi c'è anche questa vecchia diatriba. Però sicuramente manteneva dei connotati di competizione sportiva che via via sta perdendo, che probabilmente l'anno prossimo perderà ancora, con l'introduzione che già è stata sperimentata quest'anno, insomma, di una qualifica che in realtà è diventata un mini gran premio, eccetera. Fatto sta che secondo me poi alla luce di tutto questo, ripeto, il risultato a livello spettacolare è stato positivo, almeno per quest'anno, poi vedremo quella che sarà l'evoluzione in generale di questo mondo. E credo che sia stata una vittoria alla fine meritata. D'altronde, poi, nel momento in cui si va a spezzare un'egemonia lunga come quella di Hamilton, è sempre comunque positivo, no? Nel momento in cui comunque si fa strada un nuovo nome che riesce comunque a rompere quella determinata egemonia. Già il fatto che Verstappen, dopo questo incredibile ciclo di Hamilton, fosse riuscito ad arrivare all'ultima gara, giocandosi in mondiale con Hamilton, era stato già un risultato meritato e comunque di assoluto rilievo. Il fatto che poi, anche con un gran premio così folle, sia riuscito a vincerlo questo mondiale, secondo me va a certificare comunque che questo mondiale l'abbia vinto con merito e apre probabilmente anche una stagione nei prossimi anni che possiamo immaginare all'insegna di un duello che può riportare veramente ai duelli del passato. E può iscriversi a buon ragione, insomma, con merito nella storia comunque di questo sport che forse si sta trasformando piano piano, come abbiamo detto, in qualcosa di altro. Che mi permetto di definire un po' un'americanata, ma questo è un parere puramente personale. Voglio un commento prima di passare al lato radiofonico sul mero evento e mera entità sportiva anche a Francesco De Giudice. Francesco. È stato un mondiale il cui epilogo è stato all'altezza di quelli che erano gli albori, di quello che abbiamo visto nei primi appuntamenti, di quello che veniva presagito prima ancora che il circus si mettesse in moto, ovvero un mondiale che ha proposto dopo tantissimi anni, direi,
davvero sembrano passatelle geologiche. Un duello fino alla fine tra due competitor, tra due avversari con macchine diverse, perché l'egemonia hamiltoniana era stata spezzata, se ricordate, nel 2016, se non erro, dal suo compagno di squadra, e fondamentalmente in questi ultimi anni l'unico potenziale rivale del britannico è stato proprio Conolti, il suo compagno di squadra, rivale per modo di dire, perché poi negli ultimi anni mondiali avevano preso una piega ben precisa già a metà strada, pur essendo mondiali ormai tendenzialmente extra large. Questo presentava addirittura 22 Gran Premi, che credo possiamo affermare con certezza siano un record che temo verrà battuto nei prossimi anni, visto che anche il motorsport in generale, come il moto mondiale, eccetera, tende al gigantismo. È stata quindi una conclusione che ha presentato i due rivali addirittura appaiati all'ultima gara con lo stesso punteggio, cose davvero rare nel mondo dello sport in generale. È stata davvero una finale, quest'ultimo Gran Premio, con tanto di epilogo, non sappiamo fino a che punto voluto, con delle scelte di cui accennava prima Stefano, scelte della direzione di gara, per soddisfare, come dire, esigenze non meramente agonistiche, però alla fine nulla di scandaloso. E epilogo quindi giusto, sì, anche perché poi il mondiale costruttore è andato alla Mercedes, quindi il merito di Verstappen è stato doppio: non soltanto aver vinto il titolo, contestando un rivale che non ha dato mai impressione di voler mollare un centimetro, e speriamo che questa rivalità, appunto, magari con altri, tra virgolette, intrusi, ma non, intrusi non saranno, altri competitor per i prossimi anni, rendono ancora più vincente il mondiale stesso, rendendo il duello magari un triello, per usare un'espressione cara al cinema western. E ci sono stati casi di mondiali di Formula 1 con tre rivali a contendersi fino alla fine. Ma dicevamo, il fatto che Verstappen abbia vinto con una macchina che non è riuscita a imporsi nel trofeo costruttori rende ancora più prestigioso questo trofeo, questo successo. Ma d'altra parte, anche se avesse vinto Hamilton, sarebbe stato comunque meritato, perché si è arrivato a un punto di equilibrio tale che non ci sarebbero state recriminazioni particolari. Cioè, certo, il modo in cui Hamilton ha perso questo Gran Premio è davvero tra i più beffardi di sempre. E certo, se fosse stato il suo primo tentativo, non oso immaginare come si sarebbe sentito il pilota già 7 volte campione del mondo nel vedersi sopravanzato davvero l'ultima curva. Per quanto riguarda quindi l'aspetto agonistico, è stata davvero un ritorno a una Formula 1 che da davvero tantissimo tempo languiva, anche dal punto di vista degli ascolti televisivi, languiva e si era un po' incagliato in un grigiore che è legato sostanzialmente non tanto forse alla forza straordinaria di un campione, di un fuoriclasse come Hamilton, ma allo strapotere di un marchio, quello Mercedes, che in questa era ibrida non ha lasciato assolutamente nulla ai suoi concorrenti, i quali tra l'altro avevano già provveduto a mettersi nei guai con delle scelte sbagliate a monte, che hanno reso quindi i mondiali sostanzialmente delle discese facilmente gestibili da parte del team tedesco. Per quanto riguarda il concetto che sottolineavi tu e anche Stefano, quello della tendenza a rendere uno show business anche il mondo del motorsport, che i puristi amano, perché è un mondo abbastanza, come, non voglio dire rude, ma privo di eccessi di divismo. E beh, questa è una tendenza che si è accentuata ancora di più con la gestione della compagnia americana, la Liberty Media, che da qualche anno ha preso in mano questo carrozzone, questo circus. Tu l'hai definito un'americanata, e tecnicamente è vero, perché la gestione è proprio made in USA. E questa serie che si va profilando, questa serie che è in uscita, che appunto vede la spettacolarizzazione, vedrà la spettacolarizzazione, la resa televisiva, comunque la resa, come dire, a modo di soppopera o di reality nel duello, che è un duello già ormai entrato nella storia tra Verstappen
segue questo solco. I due, peraltro, sono anche molto diversi dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista mediatico. Quindi, questa è una vera e propria rivalità di quelle che rendono gli sport individuali degni di essere seguiti, come ci insegnano i grandi maestri del giornalismo, come ci insegna lo stesso Giovanni Scaramuzzino, per noi un maestro, naturalmente. In ambito ciclistico sono le rivalità a dare il sale allo sport individuale e viva Dio, quest'anno ce la siamo goduta fino alla fine, nella speranza, ripeto, che non sia stato un episodio e che anche il prossimo mondiale, che partirà all'insegna di regolamenti nuovi, potrà offrire uno spettacolo simile con l'aggiunta, perché no, di altri pretendenti al titolo. Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Non possiamo però chiudere il discorso della Formula 1 facendo anche una veloce analisi di quella che è stata la narrazione della Formula 1 e non possiamo non farlo se non con la voce di chi l'ha raccontata per Radio 1. Prima di sentire un vostro parere sulla prestazione over the top scusate, Manuel Codignoni, direi che possiamo rivivere assieme quell'ultimo fatidico giro del Gran Premio di Abu Dhabi, con l'intervento ovviamente magicamente mixato e prodotto dal nostro Marco D'Alessandro. Hamilton, e dunque non sarà comunque facile per il pilota olandese avvicinarsi ad Hamilton. Ripeto, ammesso e largamente non concesso che la corsa riparta perché mancano appena due giri e la safety car è ancora in pista. Lo scopriremo comunque a breve. La corsa ripartirà per un ultimo giro e la ripartenza avverrà proprio fra poco. Dunque andrei per raccontarvi quest'ultimo giro perché è stato peraltro concesso alle macchine doppiate di sdoppiarsi, e dunque sono uno a fianco all'altro. Hamilton contro Verstappen, ripartono adesso, ultimo giro ad Abu Dhabi, ultimo giro che decide il campionato del mondo di Formula 1. Comanda Hamilton davanti a Verstappen, ma Verstappen ha le gomme nuove mentre Hamilton ha gomme molto vecchie, dunque sarà un duello testa a testa da vivere tutto quanto questo. Prima curva, sfuga via con Hamilton al comando davanti a Verstappen, con Hamilton che difende la sua posizione, ma il punto di attacco per Verstappen sarà al rettilineo opposto e vedremo quello che succederà. Va a prendergli la scia. Già Verstappen si fa vedere all'interno, prova a buttarsi dentro e va a passare. Verstappen è passato, Verstappen al comando, Verstappen in questo momento è il campione del mondo. Il boato del pubblico di Abu Dhabi, ma adesso Hamilton cercherà di rispondere. Zigzaga in pista Verstappen in maniera non del tutto regolare, dobbiamo dire anche questo, probabilmente ci sarà da discutere. La staccata copre l'interno Verstappen, Hamilton è costretto a restare dietro. Ora siamo nella parte mista, c'è un'altra possibilità però di sorpasso per Lewis Hamilton. Intanto questo è il box della Mercedes con i team manager della Mercedes che si lamentano, ma sono ruota a ruota i due all'esterno, prova a passare Hamilton, Verstappen si chiude, Verstappen si chiude e difende la sua posizione. Si lamentava il box della Mercedes per lo zigzagare di Max Verstappen in pista, che ha tenuto la prima posizione, e adesso siamo nelle ultime quattro curve. Ultime quattro curve per Max Verstappen, da qui poi non si passa, da qui poi non si passa. Max Verstappen sta per vincere il Gran Premio di Abu Dhabi. Incredibile l'epilogo di questa corsa, incredibile l'epilogo di questo mondiale di Formula 1. Ultima curva verso destra, Max Verstappen taglia il traguardo. Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi ed è campione del mondo di Formula 1 2021. Vince Verstappen davanti a Hamilton e Sainz. Non mi stupirei dovesse esserci un post-gara assolutamente infuocato. Al momento Max Verstappen vince titolo di campione del mondo 2021, vincendo in maniera incredibile l'ultima gara ad Abu Dhabi. A te, Giuseppe. D'accordo, d'accordo, davvero emozioni con questo mondiale di Formula 1 che non termina mai. Mi si emoziona pure Giuseppe Bisanti, se non siamo abituati a sentire Giuseppe Bisanti eccessivamente emozionato. Stefano, velocemente, perché poi dobbiamo parlare d'altro. Una voce rotta, evidentemente, da un po' di emozione nel raccontare una storia particolare di sport. Prima di accennare prima di un tuo parere su quella che rimane una prestazione decisamente oltre i migliori livelli e i migliori auspici di Manuel Codignoni, mi permetto sempre di dire una cosa che secondo me è un'eredità del precedente governo, cioè del governo Delfino. Rende tantissimo, secondo me, in radio la Formula 1, che di per sé negli ultimi anni ha dato
anche delle sinore botte di noia in certe occasioni, da quando la radio è andata a sfruttare a pieno i team radio, che secondo me sono un tocco di classe. Sentire Toto Wolff che si lamenta con Michael Masi è tantissima roba. Ti chiedo un velocissimo commento sia sulla prestazione di Codignoni che su questo ultimo accenno relativo alla radiofonicità della Formula 1. Sì, assolutamente. Partendo proprio da questo ultimo punto, è chiaro che probabilmente è stata, anche e soprattutto negli ultimi anni, negli anni passati, più, forse più radiofonica che televisiva, perché bene o male il radio, il ritmo, specialmente se poi il radiocronista è bravo, è di livello come Codignoni, come era anche prima Delfino, insomma il ritmo lo tieni in gioco forza perché sei in radio, quindi probabilmente si presta il fianco meno alla noia di quanto non sia stato in tante stagioni passate per quanto riguarda invece le dirette televisive e in radio sicuramente sfruttare come dicevi tu i team radio, d'altronde proprio la parola stessa lo dice, forse danno ancora più uno stimolo in più, sono più così anche adeguati al mezzo. Qui l'abbiamo sentito poi insomma nell'espressione massima del finale, sia nella rabbia del box Mercedes, sia ovviamente nella sfrenata gioia a dir poco insomma di Verstappen, che va a sovrastare anche il racconto di Codignoni. Quindi è stato un mix che ha sublimato insomma anche questa considerazione che facevi tu poco fa. Per quanto riguarda Codignoni, d'altronde insomma noi abbiamo avuto modo di dirlo più di una volta anche da questi microfoni. Questa di domenica scorsa è stata una radiocronaca che è andata senz'altro a rappresentare un'ulteriore consacrazione per Codignoni. Codignoni che abbiamo ovviamente conosciuto come un radiocronista assolutamente eclettico, ma che senz'altro, anche per una questione di passione personale, dà il meglio di sé proprio in Formula 1. E d'altronde poi trovarsi ad avere, in questo caso certo, la fortuna di raccontare un Gran Premio che, come abbiamo detto prima, è già entrato di diritto nella storia di questo sport e forse anche nella storia come pathos, come eccezionalità del suo svolgimento, del suo epilogo, anche in senso assoluto nella storia proprio dello sport. È chiaro che insomma ha fatto anche la sua parte per far compiere, direi, un ulteriore step, un ulteriore salto di qualità a Codignoni, un Codignoni che abbiamo sentito anche appunto nel frammento che ci è appena riproposto, con una voce rotta che non gli abbiamo mai conosciuto, se non forse in ambito olimpico l'estate scorsa, direi, nelle radiocronache del quartetto su pista, insomma, quindi l'oro di Ganna e Sochi a Tokyo. Forse lì, insomma, è stata l'unica altra circostanza nella quale Codignoni ha perso quell'aplomb che lo contraddistingue per il resto nel suo racconto, che è sempre appassionato, sempre estremamente competente, estremamente ritmato, ma al tempo stesso anche pacato, ed è una caratteristica questa che secondo me non fa altro che avvalorare anche insomma, le belle parole che abbiamo speso per lui fin qui. È una caratteristica positiva, a mio avviso, nel mondo del racconto sportivo di oggi. E però ci sono certi frangenti in cui quella voce è giusto che si vada un po' a incrinare, è giusto che vada anche un po' sopra le righe. Per cui un Codignoni che da questo punto di vista non può che far piacere, insomma, trovare peraltro non solo ad avere delle prestazioni in continua crescita agli occhi, alle orecchie, soprattutto di noi appassionati, così, per così dire, storici della radio, ma direi che, e questo lo si può anche rintracciare facendo un po' in giro, anche sui social, nei vari commenti che da domenica scorsa in poi sono stati postati, pubblicati. Insomma, il suo nome, diciamo, che comincia a comparire nei discorsi e negli elogi, questo fa piacere soprattutto notarlo, anche degli appassionati di Formula 1 che magari insomma non sono abituali fruitori della radio, ma che stanno imparando a conoscere un Codignoni, appunto, abilissimo narratore di questo sport, perché lo va a raccontare con questa passione, ma anche con questa competenza, che al tempo stesso è una competenza anche accessibile nel racconto e nella chiarezza a chi non è avvezzo magari quotidianamente così, al mondo del motorsport. Però, insomma, al tempo stesso va anche a soddisfare, diciamo così, il palato di chi invece è prettamente appassionato di motori. E questo, insomma, fa piacere perché,
Domenico Dignoni, ripeto, comincia a girare anche in questi ambienti, chiamiamoli così, e ha acquisito una credibilità importante nell'arco di 3 stagioni, forse scarse, no? Correggetemi se sbaglio, dopo che insomma ha preso il testimone da Delfino. Per cui Codignoni sempre più proiettato, come adesso noi, ripeto, abbiamo detto più di una volta, ad essere anche nel prossimo futuro, ma senz'altro poi anche nel corso degli anni a venire, direi la voce, mi spingo a dire, tra qualche anno simbolo dello sport alla radio. Assolutamente sì. Un veloce parere anche sulla prestazione di Codignoni a Francesco. Francesco, il nostro grande senatore Marco D'Alessandro ci aveva messi in guardia, ci aveva confortato prima ancora che iniziasse il governo, diciamo così, per usare la tua felice espressione, il governo Codignoni. Noi ovviamente, sapendo delle criticità, della politicità e dell'affidabilità del nostro grande Manuel su più campi, non avevamo motivo di temere che non se la cavasse anche nel difficile compito di raccontare per lo più dal tubo, oltretutto, ma su questo torneremo dopo, e il mondiale di Formula 1. Eppure Marco D'Alessandro ci aveva anticipato che Codignoni, oltre ad essere competente, naturalmente preparato in materia, era anche, appunto, come si dice, un esperto quasi al punto da essere definito un nerd della Formula 1, esperto e conoscitore anche di epoche piuttosto lontane dal punto di vista anagrafico, come quelle degli anni 60 o 70, epoche ovviamente di ruggenti per quanto riguarda il motorsport, anni d'oro, che però Codignoni ovviamente per motivi anagrafici non ha potuto vivere in prima persona. Eppure la sua competenza è tale da potergli consentire anche di relazionarsi da pari a pari con giornalisti della carta stampata più navigati, come possiamo sentire molto spesso nel corso dei finali dei Gran Premio, delle qualifiche. Quindi il nome di Codignoni è un nome che ormai si è affermato in pianta stabile nel mondo della comunicazione, dei mass media legati alla Formula 1, e questo naturalmente avvalora ancora di più, rafforza ancora di più le quotazioni di uno degli ultimi esponenti dal punto di vista dell'ingresso nella redazione centrale, l'ultimo tra quelli che fanno parte a pieno titolo appunto della redazione, escludendo il vivaio di Radio 1 Sport, l'ultimo arrivato, ma che ha già ampiamente scalato le posizioni. In alcuni sport l'ha scalato ed è stato al punto tale da esserne diventato titolare di Formula 1, in altri è comunque nei top, quindi anche per il futuro devo dire Radio Rai ha trovato, già lo sapevamo, l'abbiamo già intuito abbondantemente, ha trovato una risorsa preziosissima, una risorsa che oltretutto, come giustamente segnalavate, non eccede mai, non sfocia nel tipo di telecronaca da TV privata, diciamo così, per essere più abbastanza vaghi, da TV privata, che nel mondo della Formula 1 può risultare anche, forse addirittura anche più sgradevole in certi casi rispetto ad altri sport, perché non sono mancati anche, pur in un campionato come questo, così tirato fino alla fine, non sono mancati gran premi piuttosto scadenti dal punto di vista piuttosto poveri dal punto di vista della successione degli eventi in pista. Peccato, tornando al punto di prima, che degli ormai diversi gran premi, non so adesso quantificarli al volo, ma trattandosi di mondiali sempre più piratati, sono una ventina di gran premi ad annata, anche quello, facendo un conto rapido, quelli in più di quest'anno sono stati compensati l'anno scorso, lo scorso mondiale è stato un po' più breve, inclusi quindi anche quelli del 2019, il primo anno del governo Codignoni. Di questi gran premi la grande maggioranza sono stati raccontati da Saxa, soltanto quelli europei del 2019 sono stati seguiti da studio. Oltretutto non abbiamo avuto neanche il conforto di radiocronache sul posto, per così dire, dagli impianti, dagli autodromi italiani, quello di Imola, di Monza, quello l'anno scorso di Mugello. In questo c'è stata poi una discrepanza con quanto invece si è deciso di fare per il voto mondiale, laddove Formetta ha avuto modo di seguire i gran premi tenuti in Italia e ha avuto anche modo di raccontare a Valencia, da inviato, l'ultima gara di Valentino Rossi, una gara che dal punto di vista
un risultato sportivo non aveva particolare interesse, ma che dal punto di vista storico, per così dire, è di interesse nel come. Ecco, sapevamo che sarebbe stato difficile, ma in fondo covavamo una speranziella di vedere, di ascoltare dal nostro inviato da Abu Dhabi, Manuel Codignoni, cosa che non è avvenuta, ed è stato davvero un peccato perché vivere un racconto sportivo da inviato è comunque tutt'altra cosa che farlo, seppur col massimo dell'impegno, della competenza e della passione, in uno studio televisivo, anche se circondato da bellissimi tecnici e da colleghi che magari possono darti una mano. Sarebbe stato diverso, sarebbe stato indubbiamente preferibile, però anche, insomma, non possiamo. Non abbiamo voce in capitolo in tutto questo. Almeno speriamo che prossimo futuro almeno qualche Gran Premio possa essere eseguito appunto dal posto, visto che le trasferte extraeuropee sono off limits, almeno che quelli italiani o quello di Monte Carlo, per così dire, possano essere eseguiti sentendo dal nostro inviato. Sarebbe anche giusto, direi. Direi proprio di sì. Vorrei fare un passaggio sul calcio prima di parlare di radio e di chiudere il nostro intervento. Vado subito al dritto. Si è chiusa questa settimana, la settimana che ci lasciamo alle spalle, al netto dell'esperienza sempre disarmante della Coppa Italia, su cui magari torneremo più tardi. Si è chiusa una prima fase delle coppe europee che vede, se non ricordo, se i miei conti non sbagliano, 6 italiani su 7 passare, ma c'è decisamente poco da ridere. Fuori il Milan in Champions, l'Atalanta fatica a rimanere in Europa League, o meglio, rimane in Europa League, fallendo la promozione in Champions. Juventus e Inter che passano al turno successivo, con l'Inter però già semi condannato dal sorteggio molto pittoresco e particolarmente divertente di Mion di questa settimana, le altre che addirittura poco giocano nelle competizioni. L'impressione che hanno dato già dalla fase a gironi è crederci veramente poco. Vabbè, però sono solo impressioni. Io quello che voglio chiedervi a voi è se c'è mai stato un effetto Wembley. C'è una speranza che l'esperienza della nazionale potesse avere una prosecuzione. L'effetto è già finito o non si è mai creato? Nella pratica, il piccolo campionato italiano, che addirittura adesso rischia seriamente di rimanere a 19 facendo una figura planetaria non indifferente, non riesce più a sfornare delle forze tali da poter garantire delle prestazioni dignitose nelle coppe europee. Tiriamo le somme di questa prima parte di stagione europea, Stefano. Sì, direi che l'effetto Wembley, Massimo, in realtà a livello di club non si è mai creato, più che essere finito. Si è creato ovviamente in ambito nazionale, rappresentativa nazionale di Mancini, ma è perfino finito poi lì, perché come ben purtroppo amaramente sappiamo, insomma, non più tardi di un mese fa l'Italia ha mancato la qualificazione diretta al Mondiale, vedremo se la riuscirà a ottenere poi con i playoff. Però insomma l'effetto Wembley è finito. Perfino proprio così, a danno di chi ne aveva usufruito nel corso dell'estate scorsa. Per cui, per quanto riguarda i club, non si è mai percepito, si è sostanzialmente andati a proseguire su una linea che, del resto, per quanto riguarda le prestazioni delle nostre squadre in ambito europeo, è una linea che prosegue da diverse stagioni, da diversi anni, senza poter tornare, insomma, a sottolineare come sia dal 2010 che una squadra italiana non vince un trofeo europeo, quindi insomma, siamo alle solite del 2022. Ma al di là di questo, comunque, insomma, si va secondo me sempre nella stessa direzione. Chiaramente, rimanendo comunque iniziando dalla Champions, chiaro che alla luce del sorteggio che c'è stato lunedì, peraltro, insomma, come dicevi tu, sì, definiamolo pittoresco, Che ha rivalutato aggiungo. l'esperienza della FIA di questa stagione. Sì, ecco, guarda, in effetti probabilmente ce la fa vedere sotto un'altra luce, ma direi che forse ci pone anche sotto un'altra luce il tentativo della Superlega e insomma di tutti quelli che continuano anche a ritenere valida l'idea della Superlega, non tanto perché abbiano o meno ragione, questo non sta a noi dirlo, ma insomma poi abbiamo avuto modo di parlarne anche in passato.
Ma certo che se la UEFA pensa di essere così adeguata a gestire un business, perché anche qui ormai è chiaro che specialmente in ambito Champions League il calcio è diventato un business, a gestire quindi un traffico anche di denaro non indifferente, di milioni non indifferenti, ecco, insomma. Delle situazioni come quella che è accaduta a Nyon lunedì sono veramente oltre il limite del dilettantesco. Per cui, almeno da questo punto di vista, chi sostiene che la UEFA non sia adeguata a gestire il calcio per come il calcio stesso si sta trasformando ai giorni d'oggi e che serve magari un altro tipo di impostazione, un altro tipo di gestione, forse insomma tutti i torti non li ha, al netto poi di tutte le altre considerazioni sul merito sportivo e quant'altro. Ma chiusa questa parentesi, che peraltro comunque va a incidere anche sulle possibilità delle italiane in Coppa, perché l'Inter chiaramente inevitabilmente si va poi a fare il raffronto tra il primo e il secondo sorteggio, l'Inter sarebbe forse giocata ad armi pari con l'Ajax, chiaramente con il Liverpool sarà un'altra storia. Per questo motivo, insomma, completo la riflessione che avevo iniziato, la Juventus sembra essere in Champions l'unica in grado di poter quantomeno superare questo turno, una Juventus che comunque in Champions è stata la migliore Juventus di questo scorcio di stagione, non incantando probabilmente neanche in ambito europeo dal punto di vista del gioco, ma ritrovando quel suo pragmatismo, quella sua solidità, che comunque è prettamente da Juventus. E quindi in Champions League per ora questo è bastato, probabilmente potrebbe anche bastare contro il Villarreal, per quanto anche la Juventus, forse rispetto allo Sporting Lisbona che aveva pescato nella prima urna, ha avuto, seppur meno marcatamente rispetto all'Inter, un peggioramento dal punto di vista dell'avversario, delle possibilità di qualificazione a cospetto dell'avversario. Il Villarreal non fosse altro perché, insomma, ha estromesso in maniera dolorosa l'Atalanta, ma comunque è una squadra probabilmente più temibile, vincitore, insomma, uscente dell'Europa League della scorsa edizione. Per cui staremo a vedere, insomma, dell'Inter abbiamo detto, per quanto, insomma, sia un Inter anche in salute, un Inter che con Simone Inzaghi ha trovato un impianto di gioco forse anche più convincente e più divertente di quello che aveva l'anno scorso con Conte, però insomma a livello di singoli, a livello anche di solidità e di maturità di squadra in ambito europeo, al cospetto del Liverpool difficilmente potrà giocarsi particolari carte. E per quanto riguarda il resto, è chiaro, per quanto riguarda l'Europa League, la sensazione è sempre la stessa, è sempre quella che, insomma, si va avanti per inerzia, si va avanti senza troppa convinzione. Questo è un neo molto molto pesante, a mio parere, che da anni le squadre italiane continuano, insomma, a portarsi dietro in Europa League. Sarà che si gioca il giovedì, non so, io insomma non so definire quale sia la motivazione, ma secondo me, a prescindere da quale sia, è un errore che probabilmente commettiamo a livello di grandi campionati europei, insomma, a livello così, delle cinque grandi nazioni del calcio, chiamiamole così, commettiamo forse solo in Italia. Se continuiamo a commettere, Napoli e Lazio sono passate davvero per forza d'inerzia, però insomma adesso poi vanno a scontrarsi nello spareggio, nel playoff, nei sedicesimi, chiamiamoli come vogliamo, in questa nuova forma, comunque sia, Napoli con il Barcellona, per quanto non sia il Barcellona dei tempi migliori. Comunque è una partita che è a dir poco insidiosa. La stessa Lazio con il Porto, se non approccia bene la gara, probabilmente si presenta da sfavorita in quel confronto, per cui rischiamo forse di rimanere in Europa League con la sola Atalanta, che probabilmente contro l'Olympiacos dovrebbe avere la meglio. Però, insomma, le prospettive non sono rose, vedremo poi quello che sarà della Roma, che, insomma, anche lì, al netto delle incredibili figuracce norvegesi, poi è passata come prima nel girone della nostra cara Conference League, però, insomma, anche lì con poca convinzione. Quindi, tutto considerato, sembra essere una stagione europea che purtroppo per gli italiani va in linea con le ultime, e senz'altro non dico vado a cancellare, insomma, il ricordo di Wembley, tornato da considerazione iniziale, ma certo non ha fatto nulla per rimpinguarlo e per arricchirlo di ulteriori note positive.
Confermo in pieno. Una veloce analisi su tutta la campagna d'Europa, so che è un po' la nostra memoria storica, il buon Francesco Del Giudice. Mi permetto di dire una di fare un'altra o di avere un altro spunto di analisi. Ha senso per una squadra, magari facciamo un esempio, la Lazio di questa stagione. Non a caso becco la Lazio perché so con chi sto parlando. La Lazio di questa stagione lottare per un posto in Europa League o in Stradotto Cup, che Dio l'abbia in gloria, la Conference Europa League, quella lì, quando poi arrivati in Coppa magari non ci si crede tanto. Beh, ha senso sì, perché altrimenti dovremmo ricorrere a procedure come il sorteggio, che coinvolgerebbero a questo punto anche squadre di medio-basso calibro che non avrebbero la struttura né tecnica né organizzativa per gestire in maniera dignitosa, in maniera comunque significativa dal punto di vista dei risultati, il doppio confronto. Poi c'è anche da dire, da fare un discorso a margine, è vero che non vinciamo un trofeo proprio dal 2010 e da allora tolte le due finali di Champions della Juve e tolta la finale beffardo di Europa League dell'Inter non ci siamo neanche andati granché vicini, però è anche vero che amiamo piangerci addosso noi italiani. Abbiamo portato due formazioni agli ottavi, scusate, di Champions e questo in linea con quanto fatto dai campionati più prestigiosi. A parte quello inglese che ha portato l'intera truppa 4 su 4, ma il torneo spagnolo che contava quest'anno su 5, ben 5 formazioni alla nastro di partenza dei giovani, ha portato 3 con due esclusioni anche dolorose, considerando il Barcellona naturalmente, ma anche la buona qualità del Siviglia. Il tanto citato negli ultimi anni campionato tedesco ne ha portato soltanto una, stava Sandino il Bayern. Con due eliminazioni, con due ripescaggi in Europa League, un'eliminazione da ultima, con l'ultimo posto nel girone. Quindi, voglio dire, nel computo dei grandi tornei ci attestiamo in quella terza posizione che oltretutto rispecchia pienamente quella che ci attribuisce il ranking UEFA. Non è un risultato così da buttare via. Poi certo, pensare di ritornare in brevissimo, nel orologio di brevissimi anni, di brevissimo tempo, essere la superpotenza che eravamo non è possibile. Ma anche detto che in Europa League, per dire, Napoli-Lazio hanno in qualche caso stentato, ma erano state incluse, soprattutto la Lazio, bisogna dire, in gironi che presentavano diverse insidie sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale. Quindi averle portate 6 su 7 con qualche rammarico, neanche più di tanti, per il Milan che forse però qualche punticino in più avrebbe potuto ottenerlo, al di là di episodi obiettivamente sfortunati e di una mala sorte che ha riguardato più di una partita del club milanese. Quindi, voglio dire, dal punto di vista meramente quantitativo ci siamo. Poi, per quanto riguarda i sorteggi, ecco qui i motivi di ottimismo sono di meno perché in più di un caso devo dire che le nostre formazioni non partono con netti favori del pronostico e laddove magari potremmo ipotizzare un 50-50 ci sono delle incognite che lasciano presagire delle difficoltà che andranno a concretizzarsi anche se poi, difficoltà che adesso sembrano concrete appunto, che poi potrebbero anche dileguarsi o cambiare aspetto nel corso dei prossimi mesi, vedremo. Vedremo anche come andrà il campionato, ovviamente, perché è una variabile da non trascurare. Certo, parlare di effetto Wembley, no, anche perché non, è strutturalmente impossibile farlo, visto che i nostri club di vertice presentano una percentuale di italiani ormai quasi minoritaria rispetto al totale. E molti dei giocatori stranieri, oltretutto, non sono di formazione italiana, per così dire, hanno magari qualche anno alle spalle, il nostro di militanza del nostro torneo, ma vengono da altre esperienze. Quindi anche gli allenatori, alcuni allenatori delle squadre di vertice non sono italiani. Questo è un aspetto magari non così significativo come può essere quello prettamente tecnico, però il tutto sta a indicare che l'italianità delle squadre italiane
rispetto anche agli anni gloriosi di cui si faceva riferimento prima, non è un tratto distintivo di questo periodo storico. Quindi direi che il calcio delle nazionali e quello dei club, a volte è opportuno porre un limite e evitare magari di parlare di movimento a 360 gradi, perché anche il calcio inglese, per dire, è un calcio in cui gli inglesi in campo se ne vedono pochini, ecco. Forse quello spagnolo rimane l'unico che può avere un parallelo logico tra nazionale, appunto, e squadre del campionato. L'ultima domanda che vogliamo invece, su cui invece vogliamo sentire il parere dei nostri illustri ospiti, è un po' un tirare le somme, in quanto siamo ormai con questa puntata, vediamo se riusciamo a organizzare un'altra per la prossima settimana, si chiude l'anno solare, un po' di Coppa, è finita questa pagina di Coppa Italia, ci sono ancora due turni di A e un po' più di turni di B che fa il, come al solito, il che gioca il campionato anche durante la pausa natalizia, per poi fermarsi un po' di più, e vorrei con voi tirare le somme su due aspetti. Innanzitutto vorrei un veloce commento su questa giro di Coppa Italia, che è sempre un bel colpo al cuore. Viene in mente un voce unica Giordo da Venezia, oppure Mastino da Cagliari, sempre un bel colpo al cuore in positivo. Manca qualcosa televisivamente, perché anche qui c'è stata un po' di rivoluzione, ed è proprio partendo dall'esperienza del girone di andata di Serie A. Non è mia intenzione oggi parlare di TV e quindi parlare di DAZN, ma di quello che è significato per la radio. Si arriva alla fine di questo campionato con un campionato portato a casa in maniera più che discreta, che però secondo me segna un po' il passo. Sentire una puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto Serie A alle 18 con due campi e il basket, tirata per i capelli, con Filippo Corsini che fatica, che si coglie un po' di fatica, continua a essere forse un piccolo neo in questo girone d'andata. Dovremmo abituarci. Però sicuramente non è cambiato tanto la distribuzione delle partite, ma la sensazione che ho è appunto che un po' di fatica nel portare a casa il prodotto ci sia. Che cosa ne pensate? Comincio da te, Stefano. Beh, indubbiamente, Massimo. È chiaro che sì, insomma, l'assegnazione di diritti a DAZN ha segnato un'ulteriore così cesura con il passato, un ulteriore cambio di pagina, perché è chiaro che già dallo scorso triennio eravamo ormai abituati ad avere solo tre partite la domenica pomeriggio sulla carta, perché poi anche negli anni passati, per carità, ne rimanevano a volte due, è capitato anche negli anni passati che ne rimanesse anche una sola. Però in generale bisogna dire che comunque si manteneva sempre un certo livello, soprattutto con un campo principale che era sempre comunque una partita di buon livello, con una delle big comunque direi sempre in campo fino al campionato scorso, e comunque si metteva in piedi una puntata che eravamo, insomma, ci eravamo abituati comunque anche ad apprezzare, il gioco forza, insomma, però era ancora un qualcosa di accettabile. Chiaramente con l'avvento di DAZN, con uno spezzettamento ulteriore per motivi tecnici, perché insomma sappiamo bene che i motivi sono prettamente tecnici, e vediamo che anche quando ci sono delle finestre di contemporaneità, spesso e volentieri, forse nella maggior parte dei casi, non vengono inserite delle big, non vengono assolutamente inseriti degli scontri diretti. Quindi il fatto che gran parte dell'esclusiva del campionato sia caduta nelle mani di DAZN ha fatto sì che non ci sia veramente ormai più alcuna regola e alcuna remora, soprattutto nello spezzettare in maniera selvaggia definitivamente, insomma, è tutto. E questo è chiaro che sulla radio influisce in maniera decisiva. È chiaro, adesso non stiamo qui a riaprire vecchie polemiche, vecchie battaglie che ci è capitato di fare spesso nel corso di questi anni, no? Però chiaramente
abbiamo sempre sollevato il discorso della famosa Serie C, insomma, di andare a recuperare qualche partita del pomeriggio dalla C, dalla B, perché poi ci sono anche delle nobilissime decadute per finire in Serie D, voglio dire, no? Spesso volentieri, mal volentieri, perché ci finisce. Ma insomma, al di là di questo, insomma, il discorso l'abbiamo fatto diverse volte. Se poi tu come redazione, come organizzazione della trasmissione decidi per magari motivazioni anche tecniche, di organico, quello che vogliamo, però di non provare qualcosa di diverso, di non mettere in piedi un qualcosa di alternativo per reagire, per rispondere allo spezzettamento definitivo della Serie A e a un grosso spezzettamento purtroppo anche della Serie B, mettiamoci anche questo, quindi non vai in parallelo a creare un qualcosa di alternativo per salvare comunque il tuo prodotto, il tuo format, che cosa che secondo me, ripeto, poteva essere fatta con un po' di impegno in più, con un po' di sforzo in più. È chiaro che poi subisci anche le conseguenze di accontentarti di quello che ogni domenica riesci a raccogliere, cioè molto poco, dal punto di vista della contemporaneità, quindi dal punto di vista delle scalette che puoi mettere in onda. E c'è anche, come dicevi tu, si avverte poi una certa stanchezza, non tanto nei radiocronisti, quanto forse, ecco, sia nella conduzione, sia nell'organizzazione di un programma che purtroppo subisce passivamente, pur orgoglioso della propria tradizione, comunque voglioso di sopravvivere in un modo o nell'altro, però subisce passivamente senza contrattaccare in nessun modo così, gli eventi. E quindi questo è purtroppo, questa è l'amara realtà. Quest'anno poi siamo stati privati anche di turni infrasettimanali che fino all'anno scorso erano comunque quelli che tenevano un po' alta la bandiera, no? Erano gli infrasettimanali e quelli festivi, quelli a cui ci stiamo per approcciare, quindi un prefestivo all'antivigilia di Natale o dintorni, piuttosto che il turno dell'Epifania alla ripresa, piuttosto che quello che era il turno del sabato di Pasqua, eccetera. Lì, no? C'erano delle finestre di contemporaneità vecchio stampo fino a pochi mesi fa. Quest'anno, anzi, sono peggiori questi turni che di quelli normali, di quelli dei fine settimana normali. E per cui sarà un altro colpo al cuore, vedremo addirittura, insomma, gli orari dell'ultimo turno prima di Natale, mercoledì 16:30, alcune partite, vedremo il 6 gennaio tornare in auge perfino l'orario delle 14:30, che non vedevamo da una ventina di anni. Questo è quanto, purtroppo, non so, probabilmente non si tornerà più indietro. È una stagione da questo punto di vista complicata, con degli sprazzi comunque a livello di radiocronisti direi invece molto positivi in questa prima quasi metà di campionato. Citerei su tutti un nome che è quello secondo me di Giovanni Scaramuzzino, non a caso poi, insomma, abbiamo parlato fino ad ora di tutto il calcio minuto per minuto in quanto tale, in quanto scaletta, in quanto trasmissione, quindi citiamo proprio quello che comunque nonostante l'epoca così difficoltosa ne tiene alta più di chiunque altro la bandiera, non fosse altro che ne è la prima voce dal campo principale. E direi, ecco, questa ad esempio può essere una nota positiva, ce ne sono anche altre, cito solo lui, ed è il ritorno a pieno regime di Scaramuzzino, che per carità c'era anche negli anni scorsi, e con pieno merito e comunque con la presenza costante la domenica pomeriggio, ma è uno Scaramuzzino che ad esempio vediamo fare doppietta sabato domenica ormai quasi tutti i weekend, abbiamo sentito ritornare anche a fare una partita di Coppa Europea dopo diversi anni, e quindi ecco, nel momento in cui tutto il calcio minuto per minuto viene veramente messo alla prova, forse non voglio dire finale, ma insomma purtroppo la sensazione è che siamo quasi a quel punto, vedere che comunque la voce forse più fulgida di questo scorcio di stagione sia quello che ne rappresenta comunque il campo principale, diciamo, fa un po' da contraltare e ci fa sperare ancora comunque che qualcosa possa essere salvato a livello di tradizione, a livello di, così, di storia della radio. Per quanto riguarda, insomma, la considerazione che facevi inizialmente sulla Coppa Italia, ecco, insomma, anche lì qualcosa è successo di importante a livello di assegnazione di diritti, quindi anche lì influisce il mercato di diritti televisivi
impazzito nel corso dei mesi scorsi, quindi è una Coppa Italia che diciamo non riconosciamo molto, perché c'era questa finestra molto particolare, no? di dicembre, che aspettavamo sempre con curiosità. E certo, vedere una Coppa Italia su Mediaset, su Italia 1, non sembra quasi essere del tutto Coppa Italia, cioè manca quel Gianni Bezzi alle 15 del mercoledì pomeriggio di dicembre per Venezia Ternana, voglio dire, cioè, capisci? Per cui anche l'assenza della Rai, al di là delle battute, dalla trasmissione della Coppa Italia dopo tempo in memore, è un segnale comunque non positivo per la Rai stessa, ed è una macchia che del resto poi hanno ha sollevato diverse polemiche anche nella redazione sportiva di Rai Sport. Che la Coppa Italia non sia in Rai è veramente un qualcosa, al di là appunto delle battute, di assurdo, però è così, quindi anzi Mediaset, per carità, sta anche cercando di valorizzare molto il prodotto, forse anche troppo, perché insomma ho intravisto così delle trasmissioni pre post partita pompare in maniera direi abbastanza pittoresca, anche qui userei questo termine, appunto partite come Venezia Ternana, Spezia Lecce, Udinese Crotone eccetera, però tant'è, questo è il periodo che viviamo anche da un punto di vista di comunicazione, anche da un punto di vista di diritti per quanto riguarda il nostro calcio. Sì, tra l'altro mi ha fatto riscoprire, perché era sparito dai miei radar, Giancarlo Camolese, che adesso è seconda voce in Mediaset. Il Gianni Bezzi delle 15 è un'immagine che sento molto di Francesco Del Giudice. Ricordo anche come Giacomo Capuano era un altro colpo di classe per questo turno, questa fase di Coppa Italia. Partendo da queste scherzose cambi di registro per quanto riguarda la televisione, vorrei anche da Francesco la possibilità di tirare una linea sul girone d'andata, radiofonicamente parlando, di tutto il calcio e non solo. Immagini poetiche, sottolineiamo. Per quanto riguarda la stagione radiofonica, devo dire giudizio ampiamente positivo. Si è tornati negli stadi e questo fa tutta la differenza del mondo. E devo dire che al di là di quanto giustamente e dolorosamente segnalava Stefano, tra l'altro con il nuovo governo DAZN sembra che il baricentro degli orari, il baricentro orario sia passato dal serale al tardo pomeridiano, visto che alle 18 si disputano diversi incontri di un certo rilievo, il big match, finora la partita più importante forse in chiave classifica di questo bisogno di andare, si disputa dalle 18, si parla di Inter-Napoli oltre che di Roma-Napoli precedentemente. Quindi al di là di queste osservazioni che suscitano anche un po' di, come dire, direzioni contrastanti, perché l'orario delle 18 non è del più felice a mio avviso, anche se preferibile ad altri, ma comunque al di là di questo è stata una stagione direi molto molto confortante, con il ritorno a pieno regime di un grandissimo Scaramuzzino a cui darei la palma del migliore finora, con numeri peraltro anche dal punto di vista quantitativo davvero, davvero sorprendenti, visto che si viaggia al ritmo di due gare, negli ultimi anni viaggia al ritmo il buon Giovanni, due gare a turno. Una stagione che peraltro presenta delle caratteristiche abbastanza singolari, numeri alla mano, perché al di là delle prime voci, al di là quindi degli abbinamenti inevitabili tra, nella fattispecie, le squadre milanesi e le prime voci come Repice e Bisantis, coloro i quali invece occupano posizioni di, come dire, di immediato rincalzo nella gerarchia di tutto il calcio rispetto alle voci azzurre, possono vantare un numero di, al di là del numero di presenze, possono dire di aver seguito quasi tutte le squadre finora, anche più di una volta in qualche caso, in maniera perfettamente democratica direi, visto che si è assistito anche ad una polverizzazione non soltanto del calendario ma anche della distribuzione delle singole squadre per cronista. Mi spiego meglio, non ci sono più gli abbinamenti che nel corso delle puntate fino a, diciamo così, degli anni 2010, poniamoci questo come limite, non ci sono più quegli abbinamenti che caratterizzavano ad esempio Dotto, che anche per motivi ovviamente geografici seguiva molto spesso la Samp in Genova in casa, oppure Raffa con la Regina, o Delfino con le squadre romane,
l'ultimo in questo senso credo si possa dire con senza margine di errore che sia stato Carmignani con il Cagliari. Per il resto tutti possono essere inviati dappertutto e questo è un qualcosa che a suo modo sancisce una certa cesura, una certa differenza rispetto anche al recente passato. Purtroppo la redazione, e qua tocco un tasto dolente, la redazione è sottodimensionata rispetto al numero di eventi da seguire, soprattutto in considerazione del proliferare di gare integrali e della scelta di, legittimo ovviamente, di Rossini di puntare su un numero limitato di regionali per quanto riguarda le radiocronache integrali o semi-integrali, quindi si tende comunque a puntare sull'inviato. La scelta di, non sappiamo motivata da quali, se da fattori interni o altro, la scelta di rinunciare a Massimiliano Graziani, che speriamo sempre di poter ascoltare prima o poi in cronaca, ma che è fermo ad una casella, ad una emblematica quota zero nella casella di presenze. La scelta quindi di rinunciare ad una delle prime voci è, in tal senso lascia qualche perplessità, anche se ripetiamo. Non sappiamo quale sia stata la ragione, sicuramente ci sono dei motivi fondati. E quindi si tratta di un gruppo, quello dei radiocronisti, come dire, titolari, escludendo i regionali, un gruppo di 8 voci che devono far fronte ad un numero esorbitante di gare da seguire in integrale, visto che le coppe europee sono comunque un impegno gravoso e vedono la presenza fortunatamente di diverse nostre rappresentanti. La trasmissione, come dicevate voi, come dire, si è un po' ingrigita, nel senso che non c'è quello scatto, non c'è quella novità che dopo un tot di mesi o di anni di gestione Corsini era legittimo, secondo me, attendersi. Lo schema rimane quello. In un calendario così folle la Serie B fa il suo, perché al di là dello sfasamento di giorni e d'orari, nella puntata di domenica c'è sempre almeno un campo della caletteria che può rimpinguare un programma di per sé molto, molto direi anoressico. Però al di là del discorso della Serie C, che ormai credo sia una battaglia persa, tutto il resto, voglio dire, dovrebbe. Tutto il resto langue un po', anche perché gli aggiornamenti dei campionati stranieri, come più volte detto dal sottoscritto, non aggiungono granché alla trasmissione, anche perché sono un po' avulsi dal contesto. Ecco, devo dire che l'inserimento di altri sport, mai come in questi mesi, in queste puntate, è più che mai gradito, anche perché sono seguiti questi sport da voci che sanno il fatto loro, che quindi al di là di un adattamento non facilissimo alla trasmissione, possono renderla più dinamica. Vedremo adesso cosa proporrà il menù della stagione invernale, perché non ci sono più non essendoci le coppe, magari qualche anticipo, qualche posticipo, teoricamente potrebbe anche esserci risparmiato, ma temo che in Lega Calcio ci stiano inventando delle motivazioni particolari per rendere ancora più pittoreschi. Più pittoresca la frammentazione dei turni che già di per sé, anche adesso a ridosso delle vacanze, si presentano spezzettati quanto mai, con il rischio poi annesso di polemiche a non finire, vista il numero molto alto di notturne e quindi relativo rischio infortuni. Sì, qui trovi la totale mia. Sì, concordo totalmente in quello che dicevi. Continuo a dire che forse la scelta di magari di tentare un'innovazione potrebbe evitare appunto che gli ascoltatori più attenti sentissero questa sofferenza. L'immagine di Gianni Vezzi e anche di una fase terminale di Cerqueti, in cui Cerqueti veniva messo a fare queste partite alle 3 del pomeriggio in maniera indegna, se mi posso permettere, è un'immagine che probabilmente mi ha rovinato il Natale, ma passiamo oltre. Vorrei chiudere facendo notare che un nostro amico comune, di cui vi dirò poi fuori onda, ha fatto anche notare che nelle 3 partite di questa settimana di Coppa Italia, soprattutto della partita delle 21, non
nessuna delle partite, in generale tutti gli otto di questi sedicesimi finali, non sono passate ai tempi supplementari o ai calci di rigori, e di questo l'unico a festeggiare penso sia il buon Stefano Mensurati, che di solito veniva stroncato perché una partita delle 21 o delle 21 e 15 finiva più o meno dopo mezzanotte, passava anche il GR della mezzanotte, ma questa è un'osservazione che facciamo da noi un pochino più leggera, anche per riderci sopra. Abbiamo fatto tardissimo, quindi io ringrazio per la pazienza in questa occasione, vale doppio e se lo sanno perché, Stefano Stradotto e Francesco Del Giudice, a cui, visto che manca pochissimo, approfitto dell'occasione anche per fare gli auguri di serene feste. Noi poi ci risentiremo secondo normale rotazione dopo l'Epifania con voi, quindi colgo ancora l'occasione per ringraziare e augurare una buona, delle buone feste, delle serene feste a Stefano Stradotto. Ciao Stefano. Grazie Massimo, buon Natale, buone feste a te, a Francesco, a tutti gli ascoltatori, un abbraccio, ci sentiamo l'anno prossimo. Stessi auguri li facciamo anche a Francesco, anche se sappiamo che Francesco con i patimenti della Salernitana potrebbe avere un Natale un pochino meno simpatico, ovviamente stiamo scherzando, auguri anche a te Francesco. Auguri Massimo, auguri Stefano. Ne approfitto per una correzione a quanto detto nella scorsa puntata: il programma Gioco a Premier non fu condotto da Andrea Vianello, di cui si è parlato, ma da Gerardo Greco. Faccio ammenda del mio errore e con questo comunque auguro naturalmente delle splendide feste a tutti noi, a tutto il tuo staff e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Grazie ancora, buone feste anche a voi. Con questo si chiude la puntata odierna del TCB Show. Noi cercheremo di fissare un ulteriore appuntamento per la prossima settimana, magari per parlare e per un po' tirare le somme di tutta questa esperienza. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel ripartire, ma siamo ripartiti come al solito, e anche per il 13 anno di tutto il calcio blog volevamo tornare a farvi vivere questa tradizione. A me non resta che ringraziarvi, ringraziare coloro che ci hanno ascoltato attraverso tutto il calcio blog, Sportnet Web e Rebo.it. L'appuntamento è alle prossime occasioni, i nostri social saranno utili poi per ricordarvi quando andremo in onda. Grazie ancora per la cortese attenzione, da Massimo Verona l'augurio di una serena continuazione di serata insieme a noi di tutto il calcio blog.